compositore, chitarrista già presente in altre edizioni, anche in questa piazza presentai una mia suite Ultimi sui diritti umani con Emergency di Faenza. Buonasera a tutti. Presento in anteprima esclusiva per il Made in Faenza il mio album Lavoro in corso, La chitarra che canta, che uscirà tra qualche mese. Sono cover strumentali da me interpretate di grandi canzoni di cantautori storici, e vorrei fare oggi un grande omaggio a cantautori emiliani come Francesco Guccini. Sentirete Auschwitz, e sono 50 anni di questa canzone. Sapete che Guccini è andato ad Auschwitz per la prima volta con la scuola media di Gaggeo e col vescovo di Bologna, e la RAI ha trasmesso il documentario. Quindi rendo omaggio a questa grande canzone insegnata anche nelle scuole. Io nella vita sono musicista, ma il mio mestiere principale è quello di docente, professore di scuola superiore, quindi ho a che fare con i ragazzi ogni giorno. Allora, poi dopo l'altro omaggio è a un grande che ho conosciuto e del cui figlio sono amico, Pierangelo Bertoli, di Sassuolo, grandissimo cantautore scomparso prematuramente, Pierangelo Bertoli, e seguirò Eppure Soffia. Poi non potevo non considerare l'immenso Lucio Dalla, con una canzone che mi emoziona molto, Tu non mi basti mai, stupenda canzone del 1996. E poi il quarto emiliano, che festeggia 40 anni di concerti di carriera, chi vi parla invece 30 anni di concerti, sono al 30° anno, Vasco Rossi, Senza parole di Vasco Rossi, con uno stile un po' flamenco, eh? Allora, buon ascolto. Allora, Auschwitz, 50 anni di questa canzone, il cui titolo, allora, gli autori sono stati Lunaro Vandelli, Maurizio Vandelli e Guccini. Bisogna ricordare gli autori di questa canzone, che era il lato B di un singolo dell'Equipe 84. E il titolo originale era Canzone di un bambino nel vento, Auschwitz. Thank you.
Grazie. Adesso un omaggio al grande Pierangelo Bertoli, che ho conosciuto di persona tanti anni fa, che ha fatto della sua grave malattia di paraplegico un segno di vittoria, componendo delle grandi canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana, ma non solo Spunta la luna dal monte, ma anche questa che sentirete, che è del 1976, eppure soffia. Gli autori sono Bertoli, Borghi. A Lucio Dalla, una canzone d'amore molto bella del 1996, di Tullio Ferro, non Tiziano Ferro, attenzione, Tullio Ferro e Lucio Dalla. Tu non mi basti mai.
grande Lucio. E questo omaggio live, speriamo che quando uscirà tra qualche mese lo acquisterete, perché cercheremo di distribuirlo in tutta Italia. Ricordate, la chitarra che canta, cover di Max Mura, ci sarà anche Ligabue, anticipo, in questo album. Troverete, vabbè, diciamolo, dai, era un segreto, siamo a Faenza, diciamolo, Notti di Rock and Roll, di Ligabue. Poi ci saranno anche canzoni come di Caterina Caselli, Petula Clark e altri autori. E non potevo non finire con un grande omaggio a lui, a Vasco Rossi, Senza Parole, questa stupenda canzone del 1994, uscì inosservata come singolo e poi scalò le classifiche. Senza Parole di Vasco Rossi, un'interpretazione sentirete con un po' di flamenco, che è il mio genere in cui sono specializzato. E trovate le musiche di Max Mura su YouTube, anche seguite qui a Faenza e in altre parti d'Italia, quindi collegatevi su YouTube oppure Max Mura Fan oppure Massimo Max Mura su Facebook. Thank you.
Grazie. Grazie Faenza. Speriamo di rivederci e quando uscirà vi consiglio l'acquisto di questo album che uscirà per i giovani anche a un prezzo accessibile. Ricordate il titolo, La chitarra che canta, cover di grandi canzoni italiane e anche straniere, ci sarà anche Bob Dylan tra le tracce, John Lennon di Max Mura. A proposito, sono venuto per voi da lontano, sono venuto da Lecce e per rendere omaggio, grazie, grazie a Faenza, ciao. Credo fosse ora di confare a voi.